tu sei il responsabile dell'ala dell'albero di Oracle. Raccontaci un po' di segreti. Ma di segreti ce ne sono pochi, nel senso che alla fine, anche se sembra un oggetto molto sofisticato e complicato, è una cosa che vediamo spesso ogni volta che prendiamo un aereo, perché il concetto, il principio è nato sostanzialmente riferendosi a un'ala di un aereo. La cosa diversa ovviamente è che è molto più leggera, sono stati utilizzati tutti i materiali compositi e soprattutto è due volte più grande rispetto all'ala di un jumbo. È gestita sempre dall'essere umano, è controllata e regolata dall'essere umano. Sono stati utilizzati anche molti sistemi idraulici e una serie di paranchi e di cime che magari esternamente non si vedono, che però... Spieghiamo, ma è rigida? Di che materiali è fatta? Diciamo che c'è una parte strutturale che è composta da un albero vero e proprio. Poi ci sono il main element e poi i flap. Il main element, diciamo, è la parte fissa che ruota solo sulla barca ma è fissa sull'albero principale. Poi ci sono i flap che sono la parte posteriore, che come su un aereo sono quelli che si muovono, che vengono regolati, che danno sostanzialmente il profilo e il twist che si avrebbe su una randa normale, semplice. Il materiale, come dicevo prima, è stato utilizzato carbonio, Kevlar, e la parte bianca che si vede non è altro che un tessuto, una tela. E il motivo per cui viene usato questo tessuto è perché la cosa difficile quando tu stendi questo tessuto sull'ala e sui pannelli è quella di riuscire a dargli una tensione giusta. Cerchiamo di spiegare un po' come funziona. Allora, l'ala rigida, a differenza di una randa normale, la differenza sostanziale è il carico. Diciamo che non c'è la scottaranda, quindi i carichi in realtà per gestire l'ala in sé sono molto bassi e la scottaranda è sostituita da, diciamo, il carrello, che è attaccata, diciamo, alla parte bassa nell'angolo basso dell'ala, e quindi la regolazione che tu faresti con una scottaranda normalmente su una vela normale viene fatta attraverso questo carrello randa. Poi ci sono una serie di sistemi idraulici che permettono di controllare l'angolo di tutti i flap insieme rispetto al main element, che è la parte davanti dell'ala, e poi volendo possiamo regolare singolarmente ogni flap. Questo perché? Perché la differenza sostanziale rispetto a un'ala normale è che qui riesce a controllare il twist della randa dal basso verso l'alto in maniera proporzionale, cosa che prima non si riusciva a fare. Spieghiamo cos'è il twist tecnicamente. Il twist sostanzialmente è l'uscita, è la parte, diciamo, dietro della randa, e sostanzialmente è la forma che tu riesci a dare, che provi a dare con la scottaranda e, diciamo, la curvatura dell'albero. La differenza tra questa vela qua e un albero normale è che sull'albero normale l'unica cosa che ti può controllare, che ti può aiutare a controllare il twist, è sostanzialmente la scottaranda e la volante, perché non hai nessun tipo di sistema che ti possa permettere di controllare la randa sull'iccia a ogni stecca, diciamo. Quindi di base si può modificare però ogni pezzettino di questa ala per utilizzarla al meglio, per renderla più performante. La cosa più importante è questa, sostanzialmente, che noi riusciamo a controllare. Su una randa normale hai le stecche, qua invece hai un flap sopra l'altro e riesce a controllare attraverso ogni flap la forma desiderata dal disegnatore, dal progettista, che è una cosa che è molto difficile da ricreare con una vela normale. Con questa ala noi abbiamo un sistema di software che ci permette e ci aiuta a regolare l'ala attraverso dei numeri che poi ci vengono dati dal designer. Per regolare l'ala è fondamentale il motore? Il motore è fondamentale sostanzialmente per gestire tutta la barca. Tutta la barca è gestita da questo motore, da sistemi idraulici, e senza ovviamente il quale non potremmo, direi che faremmo fatica a navigare. Con la considerazione del fatto che prima per cattare la scottaranda con 8 grinder ci mettevamo da un'uscita di andatura di poppa la bolina ci mettevamo quasi 5 minuti, adesso ci mettiamo 48 secondi, quindi... Senti, io da qui vedo una faccina disegnata sull'albero, che cos'è? Quello lì l'abbiamo chiamato lo smiley, ed è una cosa che
Non ci eravamo resi conto prima di mettere la vela su, perché è stata una casualità. Diciamo che la bocca, sostanzialmente, dove entra il baby stay, che sarebbe lo strallo, che effettivamente è il cavo che tiene su l'ala sulla prua della barca, e ha quella forma lì perché ovviamente l'ala ruota sulla barca di 55 gradi da una parte all'altra e può spostarsi lateralmente di 12 gradi. Quindi ovviamente ha questa forma a boomerang, che dove ci sono un sistema di fairing, di copertura, per cercare di sigillare il più possibile quella zona dall'aria. E poi ci sono gli occhi sopra, che sono due tappi di ispezione per dei sensori che abbiamo in quella posizione. Poi ci sono le sopracciglia, che servono per coprire degli altri strumenti. E non ce ne eravamo resi conto fino a quando non abbiamo messo sull'ala la prima volta, e poi è venuta fuori questa cosa qua, insomma. Quanto pesa questa vela? Diciamo che il pacchetto è molto simile al peso totale che si avrebbe con un albero convenzionale, il boma, la randa, le stecche, quindi si aggira intorno ai 3.000 kg. Abbiamo detto i vantaggi enormi in quanto a performance, qualche svantaggio ce l'avrà? Lo svantaggio è che, se si può chiamare svantaggio, è che a differenza di una, non so, di alinghi, noi dobbiamo lasciare la barca a una boa, perché ovviamente non, dopo la giornata non possiamo ammainare la randa come puoi fare con un albero convenzionale, quindi dobbiamo lasciare la barca alla boa perché la wing e la barca si orientino sempre al vento. E questo, diciamo, è un po' il nostro limite, però insomma alla fine abbiamo trovato un sistema molto efficace che ci permette di lasciare la barca lì. Ma è vero che per controllare che niente accada alla barca durante la notte ci sono 24 ore su 24 persone che dormono anche a bordo, anche con questo tempo? Sì, abbiamo un sistema di rotazione di persone, abbiamo sempre 3 persone a bordo, 3 persone in stand-by alla base e 4 persone in stand-by a casa, perché ovviamente tipo una settimana fa c'è stata una botta di vento, detto in gergo, e ovviamente abbiamo avuto per 4 ore tutti i gommoni che normalmente usiamo per assistere la barca quando molla l'ormeggio durante la notte, per cercare di tenere la barca al vento, perché ovviamente il rischio è che se la barca, se l'ala e la barca non si orientano al vento per qualche motivo, la barca inizia a partire. Quanto tempo ci vuole per montare e smontare questa vela? Per metterla a bordo ci vogliono, dal momento in cui la tiriamo su con la gru, ci vogliono generalmente dai 35 ai 45 minuti. Una volta che l'ala, anche perché la differenza tra un albero normale è che l'ala viene messa sulla barca, diciamo, parallela alla coperta, poi con un sistema di paranchi e con una leva riusciamo, una volta che riportiamo la barca alla boa, la tiriamo su. È un sistema abbastanza complesso e che effettivamente fa sempre paura quando lo fai, perché i carichi in gioco sono molto alti, però insomma ogni volta abbiamo tolto l'ala. La prima settimana abbiamo navigato qui a Valencia quasi ogni sera, quindi è una cosa a cui siamo abituati, che insomma ci permette, nel caso stasera abbiamo programma anche stasera di togliere l'ala perché sono previsti 2 giorni di vento molto forte, e così approfittiamo anche di mettere, di fare tutti i nostri controlli prima della regata. Bertarelli sarà a timone del suo catamarano, Larry Ellison sarà a bordo? Non lo so, questo qui credo sia una cosa che deciderà lui la mattina o la sera, ovviamente può fare quello che vuole, però io credo che lascerà, insomma, andare in barca i velisti. E da quante persone servono a bordo per portarlo? Dipende un po' dalle condizioni meteo, però diciamo che l'equipaggio varia dagli 8 alle 11 persone. Poi, appunto, in base alle condizioni decidiamo con quante persone navigare, però diciamo che 8 persone potrebbero far navigare la barca. Come sono migliorate le vostre performance in percentuale? Cosa impressionante è stata quella del fatto che per la prima volta, almeno nella mia carriera di velista, è successo che una volta messo un pezzo nuovo abbiamo avuto un ritorno di performance positive immediate dal primo giorno, dal primo minuto, cosa che è difficile che accada con altri componenti, perché generalmente ci vuole molto tempo per capire come utilizzarlo, come usarlo, mentre
mentre dal primo giorno che abbiamo messo l'ala abbiamo avuto un aumento di performance dal primo giorno del 5% fino ad arrivare a più del 15%, che è un numero esagerato, cioè, teniamo conto che queste barche viaggiano già a andature velocissime, cioè si superano tranquillamente 35 nodi, quindi... Ma la cosa impressionante è che è la facilità d'utilizzo dell'ala rispetto a un armo normale, perché come dicevo prima i carichi in gioco sono molto più bassi e quindi c'è molto più facilità di manovra. Invece dei grinder avete adesso degli ingegneri elettronici per montare, per muovere tutti questi computer? Diciamo che sono sempre i velisti che gestiscono e controllano la funzionalità della barca. È ovvio che abbiamo bisogno del supporto di tecnici, di ingegneri, perché comunque è un sistema molto complesso. Noi ci siamo dovuti adeguare ad Alinghi in un tempo molto breve, quindi abbiamo dovuto fare uno sforzo, insomma, abbastanza importante per cercare di guadagnare tempo sulla data della regata. Quindi è ovvio che noi abbiamo abbiamo due gommoni e un tender dove praticamente viviamo in diretta quello che succede a bordo della barca e siamo in grado di intervenire attraverso software se ci sono dei problemi. Però generalmente prima della regata abbiamo sempre un ingegnere di macchina a bordo. Senti, ma si sale ancora in testa d'albero anche su questa ala rigida? In navigazione si spera di non dover salire, in realtà per fortuna è accaduto solo una volta, però ovviamente saliamo sia da dentro che da fuori tutti i giorni quando dobbiamo fare i controlli dell'ala. Può succedere che durante la navigazione, soprattutto questa regata, la cui bolina magari è 20 miglia, abbiate un problema tecnico e se si blocca il computer non potete modificarla? Non c'è modo di modificarla manualmente? No, una volta partiti per la regata, ovviamente regati con quello che hai, quindi insomma se ci sono dei problemi del motore, di idraulico, di elettronico, ovviamente attraverso un sistema di recovery, diciamo, di emergenza, siamo in grado comunque di poter continuare a navigare. È ovvio che insomma non si navigherebbe più al 100%, ma si cerca di finire la regata. Però l'obiettivo e il motivo per cui usciamo, ci alleniamo tutti i giorni e lavoriamo quasi 18 ore al giorno per cercare di rendere la barca il più affidabile possibile per lunedì. C'è un range di vento in cui rende meglio questa vela? Il range di vento è molto relativo al pacchetto totale, diciamo, quindi barca e vela. Il nostro obiettivo era quello di abbassare il range del vento e quindi il performance della barca in condizioni di vento leggero, e diciamo che in questi ultimi due mesi abbiamo guadagnato quasi 3 nodi rispetto a come navigavamo prima. Quindi in realtà noi possiamo navigare, insomma, non dico da zero, ma tipo ieri abbiamo navigato con 4 nodi sul livello dell'acqua e volavamo già su uno scafo fino a più di 20 nodi. Larry Ellison è mai venuto a bordo a provare questa barca con l'ala? Sì, è venuto a bordo a San Diego anche il primo giorno prima di montarla, spesso è ovviamente molto eccitato, entusiasta, perché comunque... Comunque andrà il risultato della regata, credo che questo progetto entrerà nella storia perché è la prima volta che viene creato un oggetto tecnologico di questo livello, soprattutto su una barca a vela di questo tipo. Quanto è costato un progetto di questo, tra costruzione e soprattutto progettazione? Devo essere sincero, non lo so, però credo tanto. In quanti hanno lavorato per costruirla e soprattutto per progettarla? Il design team che ha partecipato allo sviluppo, alla costruzione, al disegno di questa ala è numeroso, sono più di 15 persone. I costruttori, i boat builder che sono tra l'altro qui, che stanno finendo di completare pezzi di rispetto per l'ala, sono stati quasi 50 e visto il tempo molto ristretto che abbiamo avuto per costruirla, hanno lavorato, hanno fatto turni 24 ore non stop. E infatti il grosso del merito di questo progetto, insomma, bisogna darlo ai boat builder.